Ultimo appuntamento della rassegna Flashy Art Event organizzata dal Museo Alto Tavoliere di San Severo. Scesi dal promontorio del Gargano, il direttore artistico del Carpino Folk Festival, Luciano Castelluccia, e l'etnomusicologo Salvatore Villani per presentare La Serenata Garganica, rivista e riletta in uno spettacolo che fonde la tradizione popolare alla musica underground. La serenata poteva durare anche 4-5 ore, ecco perché veniva commissionata a dei talentuosi, a dei cantori proprio, e dovevi veramente avere una resistenza non indifferente, ed era veramente lì sì che ti innamoravi veramente, perché dovevi proprio faticare. L'idea era quello di rendere un prodotto fruibile a tutti, soprattutto ai ragazzi che seguono altre mode e altri fenomeni musicali. Con l'apporto scientifico di Salvatore Villani siamo partiti da una ricerca, e la cosa anche sorprendente di questo spettacolo è usare il Revox, cioè il registratore a bobina, che ha ascoltato, ha visto e ha sentito tante di quelle voci di anziani in tutto il Gargano. Ci siamo portati questo Revox in scena e innestiamo la registrazione, cioè la voce autentica, con la canzone di Salvatore Villani, il tutto in un mix di musica trip hop, di musica molto 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 underground, molto metropolitana appunto. Ma portare la canzone! A dove è che mi ha portato la canzone? Ha portato i castagnoli! E portato i castagnoli! Ma qual è questa nannella che mi ha portato la canzone? Qua stasera ce ne stanno assate, nannella! Ma dov'è che è me lo guarda Santolì?